Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova recensione firmata Foodspring. Oggi proveremo i protein cookie. Mi ho sentito molto parlare bene sul web e quindi è arrivato il momento che zia Giulia, sorella Giulia, questi cookie in protein. È prestissimo, non sono neanche le 7:30, infatti mi sono fatta anche la mia tazza di latte e caffè. Perché altrimenti io stavo così, allora ragazzi, andrò un pochino al rallentatore. Allora, iniziamo da questo qui, protein cookie, così facciamo anche una colazione insieme, white chocolate e almond, quindi cioccolato bianco e mandorla. Sono molto curiosa anche di vedere la consistenza. Il biscotto è da 50 grammi e per 50 grammi ha 239 calorie, grassi 13 grammi, di cui carboidrati 21 grammi, polioli 9,5, zuccheri 0,6 e proteine 13 grammi. Eccolo. Del biscotto, adesso è arrivato il momento di assaggiare. Buono, però il sapore è un po', no, la mandorla si sente, il cioccolato è bianco molto diverso, buono, non mi aspettavo un gusto un pochino più diverso. Però non è male. Anche la consistenza è buona. Secondo me il mio preferito sarà il cioccolato. No, vuol dire buono. Buono, ma no, buonissimissimissimo. Voglio assaggiare anche cioccolato, adesso bevo un attimo. Andiamo con cioccolato, questo è cioccolato, questo è cioccolato, per 50 grammi ha 227 calorie, 11 grammi di grassi, carboidrati 23 grammi, di cui polioli 11 grammi e proteine 13 grammi, quindi alla fine stiamo lì con i valori. Questo con le gocce di cioccolato è molto più morbido, molto più morbido, ve ne siete resi conto anche voi con il taglio. Assaggiamo. Sì. Sì. Io sono sincera, io ai biscotti proteici ho sempre preferito le barrette proteiche. Anche perché il biscotto è tanto semplice da riprodurre. Infatti, molti altri biscotti proteici che ci sono in commercio, che sono duri, no, veramente duri, oppure ci sono quei biscotti, diciamo, proteici, ma che hanno veramente una scarsa proprio quantità di proteine al suo interno, allora diciamo che sono un pochino più buoni, ma sinceramente questi sono molto buoni. Tra tutti e due forse il mio preferito è il gocce di cioccolato, anche perché è molto più morbido. Anche la consistenza mi piace molto di più. Mandorla anche è buona, però sinceramente preferisco il cioccolato. Passabili già, che si riescono a mangiare tranquillamente
sono passabili. E quindi nulla. Ovviamente fatemi sapere voi se li avete provati, se non li avete ancora provati, se dopo questo video volete provarli. Quindi fatemi sapere un po'. Quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!